Ok. È il momento. Nina si sta facendo la doccia, quindi è l'unico momento che ho per dirvi che sto per fargli la sorpresa più grande della sua vita. Ogni tanto devo controllare che non stia uscendo. Stiamo per andare a regalare insieme un nuovo gatto a Nina. Lei questo gatto già lo conosce, ma non si aspetta minimamente che glielo andrò a regalare. C'è solamente un piccolo problema però. Il gatto che dobbiamo andare a prendere si trova a 2 ore e mezza di distanza da casa nostra. Comunque questo è il gattino, guardate quanto è carino. Io dovrò bendare Nina per 2 ore e mezza, perché se lei scopre la città in cui stiamo andando lo capisce, perché lei sa in quale città si trova questo gatto. Quindi ora aspetto che finisce di asciugarsi i capelli e gli dico di preparare le valigie. Tra l'altro questo gatto ha una storia molto ma molto particolare che vi spiegherò una volta che arriveremo da lui. È un gatto speciale. Allora, sei pronta? La tua sorpresa sta per iniziare, ma abbiamo bisogno di un po' di cose prima. Dai, voglio sapere cos'è. Innanzitutto non potrai né vedere e né sentire dove stiamo andando. E come faccio, scusa? Provale. Forse era meglio mettere le cuffie prima. Anzi, no, funziona. Ok, siamo pronti, mi senti? Ah, vabbè, non ho messo la musica. Sì, ti sento. Dovete sapere che queste sono delle cuffie insonorizzanti, che significa che non ti fanno sentire niente. E non ho messo nemmeno la musica. E dopo la metteremo, perché non dovrà sentire niente. Manca solamente una cosa però. Troppo facile. Cosa manca? Aspetta. Ma devo venire con te? No. Prepara la valigia. Dai, preparala. Ma in che senso? Devi preparare la valigia, Nina. Ma siamo fuori. Siamo fuori. Una notte. Una notte. E dove andiamo? Cosa da fare prima di partire? Trovare Google Maps e disinstallarlo. E mia cara Ninna, so che tu vuoi fregarmi, ed è per questo che ti eliminerò anche CityMap, perché è un'altra app che ti consente di vedere dove ti trovi. Adesso sei fregata. Ho scoperto dove andiamo. Dove? Dimmelo prima tu. Siamo in macchina. Io sto per mettere il navigatore, quindi devi metterti la benda ufficialmente. Allora, guarda, benda, occhiali e benda, così non mi dà fastidio, va bene? Allora, ti devo svelare una cosa. Dovrai tenere la benda per 2 ore e mezza. Dai, mamma. Lo so, è abbastanza lontana, però fidati, ne varrà la pena, ok? Una volta arrivati alla fine del viaggio, e quindi dobbiamo uscire dalla macchina, ti dovrai anche mettere le cuffie per non sentire dove stiamo andando. Mamma mia, che emozione! Allora, Nina, noi siamo pronti per partire, va bene? Noi siamo pronti, hai capito? Nina, siamo pronti. Niente, stavo facendo un test. Siamo bloccati nel traffico. Sei contenta? No, io voglio togliermi la benda. Ah, non puoi. E pensa quando ti dovrai mettere pure le cuffie. Quindi, visto che tutti quanti stanno per vivere questa fantastica sorpresa, cosa devono fare i falsacchiotti? Lasciare un mi piace ed iscriversi al canale. Allora, Ninna, siamo arrivati. Quello che devi fare adesso è alzare il volume della musica al massimo e chiudere gli occhi anche se hai la benda. Sono già chiusi. Ti devi far trascinare da me, ok? Quindi tu mi devi solo seguire. Non abbassare mai la musica, ok? Ok, ci siamo. Siamo arrivati. Ok, togliamoci la cintura. Ok. Perfetto. Vai, scendi. Ok, chiudo. Ok, adesso dobbiamo semplicemente camminare. Ci siamo. Certo che è un po' lenta, eh? Lei non può sentirmi. Le cuffie sono insonorizzate e al massimo volume. Adesso dobbiamo salire le scale. Esatto, brava. Piano piano saliamo le scale. Dai, piano piano. Allora, mi senti? Ok, io adesso sto per fare una cosa, ma mi sento il tuo telefono, quindi ti tengo ancora le cuffie. Prima di farti togliere la benda, ti leggo una cosa, va bene? Sei pronta?
c'è una cosa che ho imparato da quando siamo insieme: aiutare qualcuno in difficoltà, sempre, e soprattutto amarlo incondizionatamente. Aiutare è una delle cose più belle al mondo, e oggi ti consegno un nuovo arrivato da amare. Ci siamo riusciti? L'avevi capito? Poco. Tra l'altro questa è una sorpresa anche per me, perché siamo con Sanji Parisi, che è qui e che aveva il gatto che lo stava tenendo appunto per noi. Lo ringrazio tantissimo ed è stata una sorpresa perché è un mio fan. Che bello! Fatti 5. Grandissimo. Vogliamo aprire la gabbietta di... Ancora non abbiamo detto il nome, ora che ci penso. Lo diciamo. Mentre esce, sveliamo il nome del gatto. Il nuovo gatto si chiama... Ciao, piccolo burro! Si chiama burro! Oh no, Matti, ho fatto la pipì! Che schifo! Infatti sto aspettando che venga qua per pulirlo un po', però ora ha paura, poverino. Quanto è bello! Ciao, burro! Di te. Ti abituerai ai telefoni, che diventerà un gatto youtuber. Sei un gatto youtuber? Primo incontro tra Lupin il coniglio e Burro il gatto. Cosa succederà? Lupin se ne va già. Primo lavaggio di burro. Sto lavando un burro. Com'è lavare i burri? Bello, bello. Ciao ciao burro, è stato bello. Va bene così. Non è passata nemmeno qualche ora che lui già è pronto. Si è ambientato, certo, quando mi vede così scappa. So che tutti vi starete chiedendo come reagiranno i nostri gatti Willy e Piadina. Indovinate chi stiamo portando a casa? Burro! Burro! Guardate un po' dove siamo. Burro, benvenuto a casa. Burro, dovresti... Burro, esci? Sei a casa, è ufficiale. Sì, questa è la tua nuova casa. Ma che cosa fai? Vai sotto il tavolo, hai paura? Burro. Vabbè ragazzi, Burro resterà sotto al tavolo per sempre. Un po' di pappa per Burro. Anche un pochino d'acqua. E la pappa è pronta, ma... Burro? Oddio, dov'è finito? Ragazzi, è scomparso! Trovato! Devo ammetterlo, non vedo l'ora che Burro incontri i nostri gatti Willy e Piadina, ma loro non ci sono, li andremo a prendere oggi pomeriggio. E sinceramente sono un po' spaventato, perché non si può mai sapere come dei gatti reagiranno a un nuovo gatto. Ve lo dico, potrebbe essere il momento più epico del video, o perché inizieranno a combattere, o perché si abbracceranno. Ciao. Stiamo calmi, eh? No. Ok, è andata bene. Insomma. Che situazione, Piadina attraversa anche la fotocamera. Guardate falsacchiate, abbiamo portato Burro a casa. Come avete visto ieri sera, Willy e Burro e Piadina
hanno avuto delle conversazioni tra gatti e in realtà ancora non si sono avvicinati molto, però guardate quanto è bello, lui si è già ambientato. Anche troppo direi. Dovete sapere che lui ha una storia molto speciale, infatti lui si trovava per strada e aveva anche un fratellino che però è stato colpito da una macchina, quindi è rimasto da solo e noi abbiamo deciso di salvarlo e l'abbiamo chiamato Burro. E allora noi ci vediamo nella prossima avventura. Ciao.